se avessi la condizione di produrre dati avrei dato luogo ad una sorte elettorale diversa. Io ci metto la mia riflessione. Primo dato sul piano riflessivo: in Europa è accaduto quello che oggi si è visto in Italia. Chi ha responsabilità di governo paga pegno. Per cui la condizione preferibile in questa fase storica è non avere sulle spalle responsabilità di governo. Secondo elemento di riflessione: il fatto che queste elezioni vedano due vincitori, i 5 Stelle e poi il movimento leghista di Salvini. Entrambi sono accomunati dalla stessa idea sull'Europa e hanno anche un'agenda abbastanza sovrapponibile. Questo mi fa dire che i cittadini abbiano affidato loro la responsabilità del nuovo governo e anche di comporre una maggioranza parlamentare. Per quanto riguarda il PD in Italia e nei territori e in Abruzzo, c'è da ricostruire un pensiero radicale che accolga dentro di sé anche coloro i quali si sentono esclusi. Io voglio lavorare su questo e per questo, a fianco rispetto a tutte le persone di buona volontà che credono a questo campo del centro-sinistra. Donato Di Matteo, nel corso del servizio, nel corso dell'intervista che ha rilasciato oggi la nostra emittente, la invita a dimettersi. Lei ha uno scranno a Palazzo Madama ed è presidente della regione Abruzzo. Ha intenzione lei di dimettersi? Di Matteo peraltro invitava alle dimissioni anche il presidente della provincia di Pescara Di Marco e il sindaco Alessandrini, quindi i principali responsabili istituzionali del Partito Democratico. Lei cosa risponde? Ma non mi pare che abbiano responsabilità di partito il sindaco di Pescara e il presidente della provincia. Mi pare che nell'elenco ci abbia messo anche il sindaco di Roccamorice per la sua appartenenza al suolo. Quello che è certo è che l'ordinamento mi impone di rimuovere una delle due cause di incompatibilità. Io, essendo eletto senatore ed essendo stato eletto presidente della giunta regionale, per ordinamento devo rimuovere una delle due cause di incompatibilità. Ci sono delle regole nella liberal democrazia, io rispetterò le regole della liberal democrazia. Poi per quanto riguarda Di Matteo, diciamo, si sa tutto, compreso qual è il suo movente, e naturalmente teniamo conto anche del suo movente. Entro quanto tempo lei deciderà? C'è un regolamento che disciplina il ritmo e le scansioni. Non sarò anticipatore perché preferisco anticipare soltanto i cantieri e le realizzazioni. Terrò da conto quello che stabilisce l'ordinamento per quanto riguarda l'insorgenza dell'incompatibilità. Non appena c'è la convalida, scatta una procedura che mi permette di rimuovere l'incompatibilità. E siano sicuri coloro i quali tengono al mio massimo impegno che farò sì che il mio massimo impegno arrivi e si realizzi nel rispetto dell'ordinamento. Prima di congedarla le leggo la nota diramata dal segretario regionale Rapino: il nostro è un voto sia nell'affluenza sia nel risultato che ci lega al trend del sud, dove il PD in ogni regione ha perso tra 8 e 10 punti percentuali rispetto alle elezioni del 2013. Ci sarà molto da approfondire nei prossimi giorni, sapendo che non c'è un destino personale da difendere ma ricostruire quello collettivo. Tutto questo avverrà, le chiedo, attraverso una sorta di resa dei conti, Presidente? Beh, no, non esiste resa dei conti nel campo politico nel quale io opero. Faremo un congresso di partito. Nella Chiesa si parla di sinodo, noi faremo un congresso di partito dove avranno protagonismo quelli che hanno le idee, quelli che hanno capacità di lettura e di rilettura sociale e quelli che sono capaci di prendere una nuova iniziativa politica. Tutto il resto rimarrà fuori del partito e noi determineremo un recupero di funzione del partito che diventa una infrastruttura della società, leggendo la crisi che sta attraversando la politica in tutta Europa. Noi siamo interessati ad avere un paniere di un'offerta politica che includa coloro i quali oggi si sentono esclusi. È possibile fare questo? Secondo me sì, discutendo a fondo le ragioni della crisi che sta colpendo il ceto medio e anche le fasce che si sentono marginali della popolazione. Dobbiamo concepire una nuova idea di ricchezza e di distribuzione della ricchezza. Addirittura in alcuni paesi
d'Europa si discute su forme di predistribuzione della ricchezza, prima ancora che arrivi l'erarialità fiscale. Sono temi significativi che riguarderanno anche la riforma per scegliere classi dirigenti capaci di funzionare. Tutto questo sarà oggetto di riflessione, a partire anche dai temi del welfare. Quanta copertura sociale deve garantire un ordinamento nazionale? Io darò una mano da Roma attraverso la spinta che si può garantire anche ai rapporti tra una Camera di legislazione e i territori periferici e la Regione. Su questo siano certi tutti coloro i quali mi hanno supportato che utilizzerò al meglio il ruolo di senatore, sapendo che è una missione sacrale. Una ultimissima riflessione sulle dimissioni del ormai ex segretario Renzi, comunicate nel tardo pomeriggio. Ma Renzi ha accompagnato una fase difficile della lotta politica nazionale, facendo nascere e rinascere il partito dal punto di vista della migliore vittoria. Adesso abbiamo avuto difficoltà a intercettare il consenso prevalente degli italiani davanti ai numeri impegnativi di questo insuccesso. Renzi ha ritenuto di mettere a disposizione l'incarico. Mi è molto piaciuto quello che ha detto, che farà il senatore di Firenze, di Scandicci, e si impegnerà per rialimentare un'adeguata iniziativa politica. Ho apprezzato molto la sua dichiarazione di responsabilità. Io affiancherò tutti coloro i quali vorranno lavorare, sapendo che una comunità politica vive del contributo di tutti. Io ho assistito a cicli politici in Italia e in Europa dove una volta si vince e una volta si perde. A me fino ad oggi è sempre riuscito di vincere. Oggi prendo atto che esiste anche la dimensione della sconfitta.